Benvenuti all'ultima puntata di Celebrity, io sono Sara Tommasi e non perdiamoci d'animo, incominciamo subito. Doris Day è stata una delle grandi star della vecchia Hollywood. L'anziana attrice, star di commedie musicali come Non sparare, baciami e Non mangiate le margherite, è tornata di recente sulla cresta dell'onda. A 88 anni Doris Day è una convinta animalista e una donna ancora molto attiva. Ha anche un sito web www.dorisday.com, sarebbe bello averla come nonna, non è vero? Conoscete Camila Alves? È una bellissima modella brasiliana ed ha un reality show sul network americano Bravo intitolato Sheer Genius. Il dittatore arriverà nelle nostre sale il 15 giugno. Mettiamoci in fila, o meglio, sull'attenti! Sapete chi è Topher Grace? Molti se lo ricordano nella serie TV che ha lanciato anche Ashton Kutcher, ex marito di Demi Moore. Altri ricorderanno Topher nel ruolo di Venom nel terzo Spider-Man. Fino ad oggi Topher è riuscito a gestire piuttosto bene la sua carriera, anche se ha perso per strada le illusioni dell'inizio. L'incertezza del futuro? Non lo spaventa mica. Andiamo adesso alle premiere inglese di un film molto atteso, il secondo quest'anno, dedicato a un noto ed amato personaggio delle fiabe. Chris Hemsworth, che interpreta il cacciatore, ha appena avuto una figlia dalla moglie Elsa Pataky. Ecco come commenta l'esperienza l'attore, che vive un momento davvero speciale in privato e nel lavoro. Elizabeth Banks, elegante, la classica immagine della donna incinta. Del cast fa parte anche Matthew Morrison. A un esperto di musica come il bel professore del Glee Club va una domanda musicale. Un commento sull'ingresso di Britney Spears, che ha partecipato anche a Glee nella giuria di X Factor. Parliamo adesso di Jennifer Goodwin. La conoscete sicuramente come protagonista della serie TV C'era una volta. La prossima diva a mostrare il look è una persona speciale. E lei, naturalmente, Sara Tommasi. Guardatela, con questo vestitino molto corto. Molto pin-up. Non la votereste come migliore pin-up degli anni 70, 80, 90, 2000? Insomma, ragazzi, se non è una diva lei, chi lo è? Ragazzi, Celebrity termina qui, mi prendo una breve pausa estiva. Ma voi sapete dove cercarmi, no? Cliccate sempre Facebook, il mio profilo è aperto per te. C'è un reality show sul network americano Bravo, intitolato Sheer Genius. Il dittatore arriverà nelle nostre sale il 15 giugno, mettiamoci in fila, o meglio, sull'attenti! Sapete chi è Topher Grace? Molti se lo ricordano nella serie TV che ha lanciato anche Ashton Kutcher, ex marito di Demi Moore. Altri ricorderanno Topher nel ruolo di Venom nel terzo Spider-Man. Fino ad oggi Topher è riuscito a gestire piuttosto bene la sua carriera, anche se ha perso per strada le illusioni dell'inizio. L'incertezza del futuro? Non lo spaventa mica. Andiamo adesso alle premiere inglese di un film molto atteso, il secondo quest'anno, dedicato a un noto ed amato personaggio delle fiabe. Chris Hemsworth, che interpreta il cacciatore, ha appena avuto una figlia dalla moglie Elsa Pataky. Ecco come commenta l'esperienza l'attore, che vive un momento davvero speciale in privato e nel lavoro. Elizabeth Banks, elegante, la classica immagine della donna incinta. Del cast fa parte anche Matthew Morrison. A un esperto di musica come il bel professore del Glee Club va una domanda musicale. Un commento sull'ingresso di Britney Spears, che ha partecipato anche a Glee nella giuria di X Factor. Parliamo adesso di Jennifer Goodwin. La conoscete sicuramente come protagonista della serie TV C'era una volta. La prossima diva a mostrare il look è una persona speciale. E lei, naturalmente, Sara Tommasi. Guardatela, con questo vestitino molto corto. Molto pin-up. Non la votereste come migliore pin-up degli anni 70, 80, 90, 2000? Insomma, ragazzi, se non è una diva...